Devo ringraziare il presidente Pellegrina perché ci ha messo nelle condizioni di fare calcio ad alti livelli ad minimo. Penso che ognuno di noi avevamo il dovere di rispondere sul campo per i sacrifici che loro hanno fatto, perché alla fine con un pubblico così importante. Ringrazio tutto lo staff, ringrazio tutti i calciatori dall'inizio alla fine, perché raggiungere un obiettivo così con tanti punti di vantaggio sulla seconda non è una cosa facile. Forse credo in Serie B sia stata la prima volta, per questo dall'inizio alla fine sono contento che tutti quanti noi insieme abbiamo portato il Catania nei professionisti e sicuramente veniamo ricordati nella città come tanti lavoratori che abbiamo fatto questo successo. Sì, a tutti quanti, dico, la vittoria del Catania è una vittoria di squadra, da Angelo, da Passanise, da Biagianti, dallo staff, cioè raggiungere così tanti risultati, solo una squadra coesa, con un gruppo che ognuno di noi si gioca qualcosa di importante qui a Catania, fatto sì che Catania oggi sta nei professionisti, perché è troppo facile pensare che il Catania vinceva perché si chiama Catania, perché ha fatto una squadra, ma metterli insieme non è stato facile. Grazie alla Neri, perché già ieri in conferenza stampa è stato l'artefice di questa costruzione di competenza, di conoscere i meccanismi di questo campionato. Due mesi prima della fine che il Catania festeggia, penso che è una cosa importante, una ripartenza importante per tutti quanti noi. Credo che un allenatore, i risultati, io l'anno scorso, penso a tre giornate dalla fine l'anno scorso, vinsi il campionato a Giugliano facendo un risultato. Dopo un anno mi trovo qui a festeggiare un'altra vittoria di campionato, credo che né allenatore meno parliamo, già siamo sull'occhio del ciclone, pronti alla critica per un modulo, per la tecnica, per la tattica, per la scelta dei giocatori, per questo. Credo che il migliore allenatore meno parliamo è meglio, il campo è quello che decide per noi. Dedico questa vittoria mia figlia, che penso che in 10 mesi sarà lontana da lei, a tutti i papà, che oggi è la festa del papà, e al mio caro papà che non ci sta più, che oggi forse dal cielo oggi vede insieme a me. Ho visto dei tifosi che mi hanno applaudito, era la cosa forse che volevo, il mio riconoscimento, di essere stato apprezzato come uomo e poi come allenatore, perché alla fine vedere che il pubblico di Catania e applaudere un allenatore insieme allo staff significa che hanno capito il lavoro che abbiamo fatto. Questa forse è la migliore soddisfazione, la cosa più che porto dentro nel mio cuore, nella mia vita, perché sono state le emozioni uniche, perché superare Catania come allenatore e fare dei risultati non è una cosa facile, solo chi la vive può capire le difficoltà e soprattutto quello che vuole la gente. Un lavoro fatto e raggiungere un obiettivo, non è che il Catania oggi finisce il proprio campionato, però abbiamo raggiunto il primo obiettivo di vincere questo campionato. Però il campionato del Catania incomincia già da domenica prossima, perché ci chiamiamo Catania e non bisogna abbassare la guardia. Però vedere così tanto lavoro alle spalle fatto e arrivare a un risultato importante mi inorgoglisce, perché alla fine sono stati tanti sabato sera che giustamente io e Simone lo staff non abbiamo dormito, e tante domenica sera dopo la partita che riusciamo a portarci l'adrenalina, per questo abbiamo dato davvero tante ore di lavoro per il nostro lavoro che amiamo, e il nostro successo è di tutto lo staff, di Zeo, di Catania, di Tomei, del prof Gaetano, di Ivan, cioè di tutti quanti. Il lavoro non è che a volte bisogna centrarlo sulla società, ha messo degli investimenti importanti, il Torlani ha fatto la squadra, il Mister Parace, però il lavoro sono tante persone che lavorano dietro al Catania e fanno dei grossi sacrifici, perché alla fine il Catania cresce al di là del scindere di Ferraro, dei giocatori, però Catania resta alla città e noi avevamo il dovere di portare il Catania in professionisti. In questi anni che ho indossato la maglia del Catania, di comportarmi e di essermi comportato sempre nel modo giusto, di non aver mai sbagliato o andato fuori i binari. Quindi questa per me è la soddisfazione più grande, essere ricordato come persona, poi come giocatore il giudica il campo. Quindi oggi si è chiuso un cerchio aperto a Ragusa, l'abbiamo aggiornato, oggi abbiamo raggiunto un obiettivo che è molto importante per la rinascita del Catania, giusto festeggiare dopo tanti anni passati a soffrire, e ci godiamo questa meritata festa. Stamattina alle 7 ho mandato un messaggio sul gruppo, che abbiamo un gruppo noi, dove ho scritto un po' di cose, no?
da un bel po' io provavo dentro, ho detto non dove sette, perché mi sveglio sempre presto mattino. E quindi ho scritto un messaggio dove ho ricalcato quello che abbiamo fatto dall'inizio, dove siamo partiti il 3 agosto in 11 giocatori, pian piano che venivano i giocatori. Quello che io chiedevo era di creare un gruppo, perché giocare a Catania porta tanto, spendi tanto con energie, devi essere bravo nei momenti difficili che potevano capitare, siamo stati bravi a non farli mai capitare. E quindi ho voluto ringraziare a tutti, e ricordando a tutti che anche chi ha giocato meno è stato importante, perché i successi sono venuti da chi ha giocato meno, perché l'allenamento spingeva forte per rubarsi il posto del titolare, quindi l'allenamento era sempre alto, l'intensità, e quindi ha fatto sì che questo durante la stagione non abbassasse mai il ritmo della partita. Infatti, se ci fate caso, voi siete giornalisti, la maggior parte dei subentrati erano sempre determinanti, quindi lo voglio ringraziare in un messaggio dicendo che oggi non era una partita, oggi era la partita della rinascita del Catania, dove vincere a Catania sicuramente non è vincere con altre piazze, verremo ricordati per sempre. E ho voluto lanciare un messaggio, faccio i complimenti a tutti i compagni di squadra, allo staff tecnico, alla società, perché abbiamo spinto veramente tanto e questi sono i risultati. Ma dall'arrivo allo stadio già vedere tutti quei tifosi era veniva un po' la pelle d'oca, sinceramente. Poi prima della partita tutta tifoseria che cantava in quel modo, è stato fantastico, quindi sono veramente orgoglioso e onorato di essere qui. Veramente una sensazione bellissima, ci sarà lo stesso approccio, la stessa mentalità, e poi vediamo nella parte nello scudetto, vediamo come riusciamo a fare. Beh, fisicamente sto bene, poi su questo discorso credo che meglio non entrare, io lascio sempre a Mister, chiaramente, io se gioco 10, 50, 90 darò sempre il mio massimo, che credo che lo sto facendo. Bisogna rispettare anche le decisioni che prende il mister, quindi io comunque vorrei il vado per cima, perché in Italia mi è sempre capitato qualcosa, non sono mai riuscito, quindi quest'anno io ho puntato con l'obiettivo che devo arrivarci, quindi non lo so se sarò il capocannoniere della squadra, ma l'importante è che arrivo in doppio cifra, togliere questa, non lo so, questa maledizione.